Fabio Fazio ufficialmente fuori dalla Rai. Come ha reagito e il futuro di Luciana Littizzetto? Il conduttore savonese è ufficialmente fuori dai progetti della Rai. Lo conferma lui stesso, ringraziando l'azienda. La notizia circolava da giorni in via ufficiosa. Ora ha trovato l'ufficialità. Fabio Fazio è fuori dalla Rai. Lui stesso lo ha confermato, come riferisce il quotidiano La Repubblica. Chi si aspettava una polemica è rimasto a bocca asciutta. Il giornalista ha semplicemente chiosato un laconico: è andata così, prima di ringraziare l'azienda dove è nato e cresciuto professionalmente. Chiuso il capitolo in Rai, ne aprirà uno nuovo, sul canale 9, Discovery. Che tempo che fa, dunque, non abbasserà la saracinesca ma traslocherà. E naturalmente a spostarsi sarà tutto il gruppo di lavoro che ha collaborato con Fazio per anni, compresa Luciana Littizzetto, con la quale il conduttore ligure forma una delle coppie meglio assortite della TV italiana. Fabio Fazio è fuori dalla Rai dopo 40 anni, perché in un paese normale non sarebbe successo. Il giornalista e conduttore ligure si avvia a concludere la sua esperienza nella TV di Stato dopo quasi 40 anni. Fabio Fazio è fuori dalla Rai, quella stessa azienda in cui ha lavorato per quasi 40 anni. Gli esordi risalgono agli anni 80 nell'immortale programma Pronto, Raffaella? Si è mormorato per anni che il giornalista ligure fosse sul punto di migrare verso altri lidi televisivi. Alla fine, però, con la Rai ha sempre trovato una soluzione. Non stavolta. Come riferisce il quotidiano La Stampa, l'esperienza del conduttore di Che Tempo Che Fa sulla TV di Stato si è praticamente conclusa. Ma si proceda con ordine. Non è un mistero che Fazio sia sempre stato considerato di sinistra, e che gli uomini di destra non abbiamo mai provato particolare simpatia per lui e per la sua trasmissione. Ora la maggioranza del governo Meloni sta ridisegnando i vertici della TV di Stato. Paese normale le cose sarebbe andate diversamente. Capitolo motivazioni del divorzio Rai Fazio. In un paese normale con una gestione della TV pubblica normale, un programma come Che Tempo Che Fa, visti gli ottimi ascolti, il tono garbato e la pregevole fattura con cui viene fatta informazione.
Ok. Fazio non è un cuor di leone da inchieste scomode, ma ognuno nella vita fa ciò che meglio gli riesce, sarebbe stato ultra confermato. E invece in Italia ci sono meccanismi sotterranei, particolari. Così ecco che tempo che fa prima subire uno sballottamento un po' su Rai 1, un po' su Rai 2, un po' su Rai 3, poi fare i conti con dei bastoni, belli grossi, tra le ruote. Era stato detto che a Viale Mazzini lo avrebbero mandato via facendogli un'offerta al ribasso irricevibile. Invece sembra che questo non sia avvenuto e che la mancata conferma non sia dipesa solo da questioni economiche. Il punto è che la Rai, da novembre scorso, ha messo in ghiaccio la questione contratto di Fazio. Carlo Fuortes, l'amministratore delegato dimissionario dell'azienda, non si è preso la briga di firmare il rinnovo, lasciando l'incombenza alla nuova governance. Detto questo, conclude la stampa, nessuno della nuova gerenza, che però ancora non si è ufficialmente insediata, si è fatto vivo almeno per fermare trattative in corso. E nessuno muoverà un dito, dicono coloro che in Rai sono vicini a Fazio. In breve, pare che attorno a Fazio si sia creata una situazione di stallo che nessuno, al momento, ha la benché minima intenzione di risolvere. Così pare che sia stato lo stesso giornalista a muoversi. Bye bye.